Nella notte ad Angri si è verificato un maxi incendio presso l'ex fabbrica Vaccaro. Le fiamme hanno avvolto l'intera struttura, un deposito di circa 3.500 metri quadri, utilizzato per la logistica e situato lungo la strada principale in via dei Goti. A causa dell'incendio, una densa nube di fumo si è alzata in cielo ed alcune abitazioni nelle vicinanze sono state evacuate come misura precauzionale. Due persone poi sono state affidate ai sanitari per controlli relativi ad una possibile intossicazione. Per arginare l'incendio sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco provenienti da Nocera, Sarno, Mercato San Severino e Salerno, supportate da quattro autobotti ed un'autoscala, di cui due provenienti da Napoli. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per ore per spegnere le fiamme. Inoltre, i tecnici dell'ARPAC sono stati chiamati per valutare il livello di pericolo causato dalla nube di fumo generata dall'incendio. Sul posto in via dei Goti presenti anche i carabinieri ed il sindaco di Angri, Cosimo Ferraiolo.